Benvenuti nel magico mondo di Ci vediamo in TV. Il primo programma della nostalgia. Quante emozioni abbiamo trascorso insieme. Più di 2 milioni di telespettatori al giorno. Una media del 25% di share. 148 puntate. Chi non la canta subito. In un momento Ale diventa brutto. E invece quelli belli come noi, se sono tanti, a cantarla tutto il giorno vanno. Abbiamo vissuto per giorni la nostra Hollywood. Artisti internazionali ci hanno fatto sognare i nostri bei ricordi. Chi non la sa cantare resta solo e solo, che cosa fa? E più brutto ancora diventerà. E invece quelli belli come noi, che sono tanti, a cantarla tutto il giorno vanno avanti. La nostalgia della nostra musica italiana è stata interpretata dai nostri grandi cantanti. E tu che sei stonato come un'oca, un'oca che fa qua qua. Tu non dovresti cantare qui, e invece sì. Qualcuno non ci crederà. Grazie alla nostra rubrica Cani in affido wanted, più di 100 amici a quattro zampe hanno trovato famiglia. Di Costa prova un po' a cantare. Diventerai bellissimo. Diventerai. Le canzoni, così come i profumi, stimolano in ognuno di noi i ricordi passati. E in un solo istante, le emozioni di un tempo tornano presente. Belli come noi, che sono tanti. E così i ricordi diventano nostalgie. Nostalgie che rivedremo presto in TV. Ci vediamo in TV. Va bene. Allora, calma, calma. Adesso, teoricamente, ci vorrebbe... Vediamo Daniela Vidali. Vieni qui, ecco, quella che ci ha ricordato tutte le parole. Queste sono le parole della sigla. Non parliamo di Riccio che ha dovuto ricopiare centinaia di fogli. Insomma, sarebbe troppo ricordarli tutti. Vi posso dire una cosa soltanto prima di passare alla Lina Occhi Azzurri che sta là già aspettando. E oggi ovviamente è l'ultimo giorno in cui ci salutiamo per questa stagione, perlomeno poi speriamo per la prossima. Volevo dirvi che in una cosa, io amo Shakespeare, amo Amleto, però secondo me in una cosa ho sbagliato. Quando ho detto il resto è silenzio, mica vero, il resto è musica e ricordi. Ciao a tutti.